Questa è la direzione dell'approfondimento che propongo, e cioè il ruolo della speculazione immobiliare nella crisi, e più precisamente il rapporto tra speculazione immobiliare, speculazione finanziaria e crisi nel caso italiano. In altre parole, io vi propongo di approfondire l'inchiesta sul capitalismo italiano, le connessioni tra di esso, le grandi tecnocrazie europee, il sistema di potere politico e il sistema creditizio globale. Io penso che noi possiamo raccontare questa inchiesta ai lavoratori e alle lavoratrici come fosse la trama di un film, un romanzo dell'economia criminale, l'epopea della finanza creativa e del credo del liberalismo reale, privatizzare i ricavi e socializzare le perdite. Il titolo è La cartolarizzazione degli immobili pubblici. I protagonisti sono gli attori famosi del sistema creditizio mondiale e i protagonisti del crack finanziario globale, con le loro appendici italiane, Lehman Brothers, JP Morgan. Il produttore esecutivo sono le tecnocrazie europee e Maastricht, e con l'obbligo, il Moloch della tenuta del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo. Lo sceneggiatore e il regista è il ministro dell'economia Tremonti. Lo svolgimento è dal 2001 al 2009 e questa è in breve la trama. Lo Stato italiano, il governo italiano ha deciso di vendere gli immobili degli enti in blocco e che fa? Si inventa una società veicolo, una scatola vuota ma rigorosamente privata. Questa anticipa i soldi al tesoro dando un corrispettivo immediato. Ma ce li mette lei i soldi? No, se li fa prestare dalle banche sotto forma di obbligazioni, con l'impegno di restituire agli investitori le somme che sono ricevute più gli interessi. Ma l'investimento conviene, certo, sì, conviene, perché Standard & Poor's mettono la tripla A e vorrei vedere, perché il governo italiano con una legge stabilisce che quelle obbligazioni sono garantite dallo Stato. E come finisce il film? Il film finisce come al solito nella finanza cosiddetta creativa, cioè che le obbligazioni che sono emesse per un valore molto superiore a quanto sarà incassato dalle vendite. E lo Stato interviene, fine del film, 2009. La società è fallita, lo Stato si accolla al deficit, una bazzecola, 1.700.000.000 di euro, che sommati a una somma compresa tra 850 milioni e 1,3 miliardi pagati alle banche che hanno messo i bond, i consulenti, i gestori e naturalmente le commissioni date alla società veicolo per questo grande servizio reso allo Stato italiano, fa quasi 3 miliardi di euro, una cifra colossale. Una truffa enorme, ma la questione essenziale che io vi propongo è la dimensione eminentemente politica, cioè generale, emblematica delle politiche neoliberiste. Tre dimensioni connesse: uno, Maastricht, ridurre il debito; due, travasare risorse dai salari e le pensioni alle rendite, perché le case le comprano i lavoratori con le liquidazioni e i mutui; tre, abbattere il welfare. Quegli immobili erano a garanzia delle prestazioni previdenziali. Ecco la proposta che io vi faccio. Attraverso l'inchiesta noi dobbiamo rendere chiaro alle lavoratrici e ai lavoratori che c'è una connessione tra privatizzazione del patrimonio, smantellamento della previdenza pubblica e l'altra truffa di Stato chiamata fondi pensione. Una truffa enorme, una bolla speculativa immensa, causa non effimera di quella droga finanziaria che ha ucciso i più poveri e ha finito per avvelenare l'intera economia. In Italia, compagni e compagni, ci sono dati agghiaccianti sugli sfratti. In un anno sono cresciuti del 20%, 50.000 sentenze solo nel 2008, 41.000, cioè l'82%, sono per morosità. Il blocco degli sfratti, compresa la morosità, divenga un punto forte del sindacato di classe. Io ho sentito nella relazione un passaggio sulla strumentalità dell'ipotesi del sindacalismo metropolitano. Io sono d'accordo, ma attenti, compagne e compagni, non lasciamo agli altri l'agitazione della questione sociale e del suo rapporto con il tema della città e della cittadinanza. È un tema di classe, riguarda direttamente il tema della condizione migrante e dello sfruttamento, non è altro dalla precarietà. Noi abbiamo visto anche nella lotta dell'INSEE che questa pure è scaturita da una mira di speculazione fondiaria, cioè la questione della casa e della speculazione immobiliare e dell'abitare sono centrali. La lotta agli sfratti è un'altra forma della lotta contro i licenziamenti. Lo sfratto è buttare uno nella strada dalla vita oltre che dal lavoro. Cioè c'è un rapporto stretto tra speculazione immobiliare e questione urbana. Non solo le case,
ma gran parte delle nostre città, degli immobili, delle reti di approvvigionamento, dei servizi sono diventate, dentro le politiche di privatizzazione, sfere di investimento e di decisione del capitale privato, cioè sono sfere di sfruttamento dei suoli, delle aree, dei fabbricati, delle reti che smuovono miliardi di euro. A Milano, proprio qui, ne sapete qualcosa? Con tutto ciò che si muove, per esempio, nella vicenda dell'Expo, e come questo ridisegna anche i rapporti di forza nelle e tra le cordate imprenditoriali e nei loro referenti della politica. Ma la sorte dei ceti popolari rimane la stessa, come sotto il fascismo: nuovi sventramenti e nuove espulsioni. 40 anni fa, nel 69, in un'altra era del sindacato generale, l'Italia fu attraversata da uno sciopero generale per il diritto alla casa. Io vi chiedo che questa bandiera sia oggi raccolta dalla CUB. Vi chiediamo cioè di attraversare anche lo sciopero generale del 23 ottobre con la campagna Sfratti Zero. Nessun licenziamento, nessuno sfratto, nessuno venga lasciato solo. Vi chiedo di non lasciare soli i compagni qui a Milano dell'Unione Inquilini che lottano contro gli sgomberi nelle case popolari. Nei prossimi giorni la lotta sarà più dura. Aiutateci perché si unisca la classe e non prevalga la lotta tra i poveri. Ci siano le bandiere della CUB nei presidi che si faranno. Un'ultima cosa, perché non ci possiamo anche noi della Unione Inquilini, diciamo così, tacere sul tema del dissidio con la RDB. Ci hanno abituato negli ultimi anni agli ossimori, alle contraddizioni in termini. Quello più nefando e più schifoso di questi ultimi anni è stato l'ossimoro guerra umanitaria. Vedo che ultimamente c'è un altro ossimoro che è molto di moda nella sinistra, sia sindacale e anche politica, è l'ossimoro scissione unitaria, cioè in nome di un soggetto supposto più grande si sfascia quello che c'è e si è tutti più deboli. Ma è la prima volta che io assisto alla pretesa dello scioglimento per carta bollata e per via giudiziaria. Almeno fino ad oggi si andava in un congresso e ci si guardava almeno in faccia. Adesso si fa con cartolina con ricevuta di ritorno. Io penso che non si può accettare, non solo non si può accettare il contenuto, non si deve accettare il metodo. Io penso che noi dobbiamo rilanciare una sfida. L'errore più grande sarebbe rinchiudersi in una chiusura difensiva. Noi crediamo in un sindacato aperto, libero, conflittuale, autonomo e fondato sull'autonomia dei soggetti che lo costituiscono. Promuoviamo una campagna nei posti di lavoro, convochiamo i delegati dei posti di lavoro, una grande apertura e non una chiusura. Proponiamo cioè poi un altro livello di unità, ognuno con la sua fisionomia, il suo linguaggio, i suoi percorsi, ma dentro una sfera unitaria, il patto di base come strumento dell'unità d'azione del sindacalismo di base e di classe. Noi, l'Unione Inquilini, con molta nettezza, con la CUB e nella CUB, ci impegneremo più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi.